Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, soprattutto per tutti quelli che seguono il mio canale. Stiamo per raccontarvi il miglior business online del 2025. Sono qui con Alexander Lex, che è diciamo uno che fa questo business, quindi non solo vi spiegherò passo passo come mettere in piedi questo business, un business che potete mettere veramente in piedi con pochissimo, anche con poca esperienza, anche con zero esperienza, poi vi spiegherò tutto, ma avremo anche la testimonianza diretta di Alex. Intanto Alex, ciao, come stai? Ciao a tutti, molto bene, grazie. Allora, stiamo parlando di Solidity dal punto di vista del business online, perché con Solidity si può fare business. Allora, perché io sono qui a dire, dopo che l'ho provato un mese e qualche giorno, che stiamo parlando di uno, secondo me, dei migliori business che uno può intraprendere? Perché Solidity si vende da solo, cioè diciamolo, abbiamo un prodotto della Madonna, cioè dei bot sul Forex che ti danno quel 3-4% al mese, con tutti i dati statistici, le testimonianze, i grafici, in reale 18 mesi senza stop loss, backtest, tutto che funziona, basso rischio, cioè tu stai proponendo un qualcosa alle persone per farle guadagnare senza fare niente, che è il sogno di tutti ed è reale, perché poi quando lo provi ti rendi conto che è reale. Farci business promuovendolo diventa abbastanza interessante. E quindi Alex, la tua esperienza, da quanto tempo hai iniziato, se ci puoi anche dire la profittevolezza di questo business, non so se è italiano, cioè quanto profitto si può fare, dici un po' la tua esperienza. Sì, allora, vabbè, Solidity è qualcosa che ovviamente dobbiamo anche contestualizzare in qualche modo, nel senso che io sono troppo gasato, tu sei qui per dire le cose giuste, io vado in FOMO. Va contestualizzato, nel senso che è un business che può essere un business online, è una strategia di diversificazione come investimento, quindi è qualcosa che ha una polivalenza. Parliamo del mercato del Forex, quindi è un mercato assolutamente più stabile e parzialmente anche decorrelato da quello che è invece il mercato tradizionale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che stiamo parlando di qualcosa che non deve dipendere dai mercati tradizionali, cioè noi non dobbiamo banalmente comprare Bitcoin e sperare che salga, o comprare un asset finanziario e sperare che salga. Sì, è stabile. Quindi questo ci dà che cosa? Ci dà una stabilità che non solo è ottima come investimento, ma anche come business, perché appunto il business su che cosa diciamo lavora? Lavora sul profit share, quindi sul guadagno che questi bot continuano a generare all'interno dei conti dei nostri clienti. E quindi, essendo guadagni costanti nel tempo ed essendo stabili, crea anche a noi un cash flow stabile. Ti interrompo solo per aggiungere una parola che non abbiamo detto, e la parola è etico. Nel senso che la gente guadagna solo quando i suoi clienti o la gente che ha portato guadagna, cioè tutti guadagnano, ma i primi che guadagnano sono le persone che fai entrare, perché il business sostanzialmente si basa sul consigliare Solidity a, possono essere amici, parenti, o se hai una community, ai tuoi follower, però tu puoi prendere una percentuale sui loro profitti senza che vada ad intaccare la percentuale di nessuno, perché il sistema è già organizzato così, nel senso che c'è un 50% che viene preso dai profitti delle persone e viene ridistribuito, quindi alle persone non cambia niente e tu puoi approfittare di questa opportunità. Quindi andiamola a spiegare nel dettaglio. Beh, tendenzialmente sì, l'ho detta comunque. Esatto, è così, sono il 50% di profitti che vengono prelevati ogni volta che si chiude una giornata lavorativa di trading, tendenzialmente. Quindi a fine giornata abbiamo fatto 100 euro di profitto, 50 vengono ridistribuiti con la rete che appunto abbiamo al di sopra di noi. Quindi in più il team di Solidity, ovviamente, che è la loro redditività. Quindi la cosa bella è che tutti guadagnano ed è appunto assolutamente etico, che è un po' la filosofia di Luigi Mattei, che è il creatore di questa strategia, che si basava appunto sull'eticità, cioè sul fatto di non andare a creare un business che avesse una fee d'ingresso, per esempio, oppure qualcosa che in qualche modo potesse intaccare quelli che sono il capitale poi delle persone che vanno ad investire, ma va semplicemente a toccare i guadagni. Come è giusto, è gratis, tu lo puoi provare, hai la piena gestione del tuo conto, i tuoi clienti hanno la stessa
stessa identica cosa, e quindi capisci bene che crei anche un meccanismo di fiducia, dove appunto non devi più andare a convincere qualcuno, ma tu prova e poi vedrai che ti piacerà e che nella maggior parte dei casi farà al caso tuo. Perché poi la cosa bella è che facendo così stiamo anche facendo del bene a qualcuno, perché in un paese dove c'è un'ignoranza finanziaria veramente allucinante, la gente preferisce non investire, eccetera eccetera, noi stiamo promuovendo qualcosa che nel tempo è sostenibile, è profittevole, con tutte le statistiche del caso, sapendo benissimo che poi c'è lo stop loss, eccetera eccetera, ma allo stesso tempo che ha uno storico valido su cui basarsi e che ci dà appunto poi anche la nostra revenue. È un qualcosa dal potenziale incredibile, proprio per quello che dice Alex, nel senso, in un paese dove c'è un'ignoranza finanziaria incredibile, Solidity è un'opportunità, perché Solidity è veramente un qualcosa che tu consiglieresti, io consiglierei a mio padre, a mia madre, a mia sorella, al mio amico che mi chiede ma Bitcoin, ma tu statti fermo che non sai neanche cos'è un ETF, al mio amico che gli chiedo dimmi il nome di una moneta fiat, quello dice che cos'è una moneta fiat, e se tu che stai guardando questo video non sai cos'è una moneta fiat, stai attento, stai per perdere molti soldi. Per dire, quindi a quella persona io gli direi, non gli direi prendi Bitcoin o non lascia perdere, gli direi guarda, una cosa che ti posso dire è che questi bot 4% poco rischio, però glielo devi dire ovviamente, rischi, c'è un rischio del 30% che può essere, anche se non è mai stato preso, tutte le statistiche del caso, però ti fa guadagnare un poco ogni mese. Ma è un modo, scusami, è un modo anche per imparare questo, perché guardando, allora, partendo dal fatto che tutte le strategie sono pubbliche, con tutti i dati sono pubblici, quindi è possibile studiarla proprio, anche come lavora, quali sono, diciamo, le operazioni che apre e chiude, ogni singola operazione viene catalogata dentro un archivio pubblico da cui tu puoi andare ad attingere, quindi capisci bene che anche volendo tu cominci a studiare, cominci a formarti, cominci a vedere come opera un bot, scaricare un prodotto come MetaTrader 4, che è un software su cui si fa trading seriamente, su un broker come FP Market, che è un broker con i controcazzi regolamentato e non un exchange esotico dove non si sa mai quello che succede, guarda quello che è successo su FTX per quanto riguarda il mondo delle cripto, è una cosa regolamentata dalla Consob, quindi parliamo di qualcosa di assolutamente legale e cioè parliamo proprio di un primo approccio al mondo dell'investimento dove tu non devi fare nulla, è automatizzato, ma hai il tempo mentre guadagni di imparare anche come funziona qualcosa se lo vuoi veramente fare, insomma. Quindi è un qualcosa che ti permette di imparare ovviamente cose importanti e potenzialmente hai una marea di clienti davanti a te, non ti serve neanche chissà quale community o presenza online, puoi partire da zero. Il mio consiglio è lo provi, lo guardi, lo vivi, stai qualche settimana agganciato, quindi ti consiglio di entrare nel gruppo Telegram Maracopy Forex, secondo link in descrizione, lì ci sono anche i ragazzi del team di Solidity, c'è Luigi Mattei, ci sono le istruzioni, c'è la sezione guida al copy trading, ti puoi agganciare, lo puoi provare, il minimo è 500 euro e quindi affinché tutto funzioni ti bastano anche quei 500 euro, provalo, vivilo, vedilo in azione giorno per giorno, ci sono due strategie, ti agganci, dopodiché magari dopo che l'hai vissuto, magari se vogliamo fare il caso, per esempio qualche esempio di persona che magari non ha una community online, quello che ci tengo proprio a spingere anche le persone che non hanno, cioè voglio dire è un business che si può fare anche col passaparola, perché abbiamo tutti una rete di amici, avendo secondo me il miglior prodotto da proporre. Senti, ti va di provare a mettere dei soldi? Guarda, c'è stato proprio questo esempio che voglio fare su questo video perché è proprio adatto alla maggior parte delle persone, per esempio, no? Un lavoratore tranquillo che lavorava in una società come dipendente ha provato questo servizio con i suoi 500 euro appunto base per poterlo provare, dopodiché dopo mi sembra 6 mesi ha avuto riscontro appunto che insomma era un servizio che effettivamente poteva essere interessante, lo ha semplicemente proposto al suo capo. Il suo capo ad oggi ha fatto un investimento più di qualche centinaia di migliaia di euro e il suo dipendente adesso guadagna di più da Solidity che dal suo lavoro dipendente stesso, quindi capite molto bene come anche offline si può tranquillamente, essendo una cosa che si basa su quello che è il passaparola e come avete detto prima è etico, che si basa solamente
aumenti sui profitti, non hai nemmeno paura a proporlo, se lo proponi nel modo corretto, se lo capisci prima ovviamente anche di proporlo e lo hai provato tu stesso, perché noi che ne parliamo qua su YouTube siamo i primi ad averci messo i soldi sopra, quindi non è che lo stiamo promuovendo senza sapere quello di cui stiamo parlando. È questo che consiglio, cioè entri, lo provi e poi se lo vuoi promuovere e vuoi guadagnare una commissione sulla gente che fai entrare, molto semplicemente lo puoi fare. E nel gruppo, devi entrare nel gruppo Telegram Aracopy Forex e lì poi puoi chiedere e ti verrà spiegato come fare concretamente. La prima cosa che io consiglio a tutti è quello di provarlo. Ecco, prima. Però prima cosa da fare, provatelo voi, cioè, perché non puoi. Noi siamo stati i primi a provarlo, perché ovviamente consigli qualcosa che realmente stai usando, altrimenti non funziona, soprattutto poi con un prodotto di qualità con Solidi, cioè noi siamo i primi, funziona su più fronti, funziona perché il prodotto funziona e guadagni utilizzando il prodotto, guadagni consigliando il prodotto, è una roba win-win-win per tutti. L'ennesima potenza, sì, è stato proprio studiato come qualcosa che dovesse, che dovrebbe cambiare il mondo, che dovesse... No, poi il social trading esiste da sempre, in realtà il problema non è tanto promuovere un social trading, il problema è promuovere un social trading valido, e questo è uno dei pochissimi che si può dire validi, anche perché stiamo parlando di qualcosa che è qui da 6 anni, quindi con un backtest e da più di un anno e mezzo, in reale. Quasi 2 anni in reale, quindi capite bene che è qualcosa che ha già una sua storicità. Poi ovviamente, ragazzi, ricordatevi sempre che parliamo di investimenti, parliamo del fatto che la storia e il passato non garantisce il futuro, che c'è un rischio eccetera eccetera, ma tutti gli investimenti hanno un rischio, è una cosa che io dico sempre anche sul mio canale, è ragazzi, il rischio è vostro amico, dovete abbracciare il rischio, perché è grazie al rischio che noi facciamo soldi, perché se noi guadagniamo qualcosa è proprio perché siamo ricompensati di mettere a rischio i nostri soldi. Questo è come funziona il mondo degli investimenti, e quindi ed è fondamentale capirlo fin da subito. Però in questo caso il rischio per ora è stato veramente limitato, molto basso, uno stop loss mai preso in tutta la storia di Solidity, che va dal 2018 fino ad oggi che siamo a fine 2024, e quindi capite molto bene che è qualcosa che puoi tranquillamente consigliare a qualcuno, è legalissimo farlo tra l'altro essendo un social trading, sì, non è neanche non devi essere finanziario, non devi essere un consulente, niente, non devi essere un consulente finanziario, perché è copy trading, puoi farlo perché è un copy trading, e quindi insomma sei sulla strada giusta. Vogliamo parlare di potenziali guadagni? Esatto, sei qui apposta, facci sognare. Allora vabbè, io non voglio dire quelle che sono le cifre, anche perché ragazzi, allora parliamo di qualcosa che veramente è una palla di neve, ok? Quindi sicuramente non è che al primo giorno, invitando l'amico che investe 500 euro, voi vi fate uno stipendio, assolutamente no, perché abbiamo detto che parliamo di qualcosa che rende sul conto appunto madre, sul conto dell'investitore netto un 3-4% al mese, poi può essere di più, può essere leggermente di meno, dipende ovviamente dal mercato, non è un fisso, non siamo alle Poste che ci danno il fisso, però quello è, e quindi capite molto bene che su cifre piccole all'inizio magari si guadagna poco, però può essere già una bolletta in più, qualcosa in più. La cosa veramente interessante qual è? Che è una palla di neve ragazzi, che se ci pensate cresce nel tempo in un modo incredibile, e parliamo di cifre molto molto importanti. Perché questo? Perché primo, se voi fate questo business avete il doppio interesse composto. Primo, avete l'interesse composto sul vostro stesso conto, che parlandosi di operazioni che vengono aperte e chiuse in un arco temporale molto breve, vuol dire che l'interesse composto lavora anche molto più velocemente rispetto magari a quando investiamo con dei dividendi o qualsiasi altro strumento finanziario. Operazioni su GBP e NZD che vengono chiuse nell'arco di pochi giorni e su AudiCAD, nell'arco di poche ore e su AudiCAD nell'arco di pochi giorni. Quindi capite molto bene che ogni volta, ogni giorno è quasi un take profit, e lì andiamo a macinare profit share continuamente. In più andate a fare interesse composto su quelli che sono i vostri clienti, perché loro guadagnano, probabilmente sono invogliati a lasciare il loro guadagno sul conto per fare anche loro la palla di neve, e quindi capite molto bene che più tempo passa, più i guadagni si accumulano ad altri guadagni e diventa qualcosa di enorme, e nel giro di pochi mesi, se lavorate bene, si possono raggiungere risultati incredibili. Non vi nascondo che qui a Dubai ci sono persone che di lavoro fanno
promozione di Solidity e non lo vogliamo nascondere. Considerate che oggi abbiamo parlato proprio con i ragazzi e hanno raggiunto più di 15 milioni di sì, euro. Sì, notizia di oggi, cioè che abbiamo scoperto oggi, sono quasi a 15 milioni, quindi quando faremo i video adesso non dovremo dire più 10 milioni, ma ci sono agganciati quasi 15 milioni. In un anno e mezzo. In un anno e mezzo. Cosa, cioè siamo ancora all'inizio ragazzi, vi rendete conto di quello? E siamo, ecco, cioè, voglio dire che l'opportunità poi reale è che siamo all'inizio. Secondo me verrà il tempo in cui Solidity sarà molto più conosciuta di adesso e quindi certo. Però come tutte le cose prenderle all'inizio è sicuramente, e poi questo è a tutti gli effetti un network marketing, vogliamo. Sì, è network marketing, è come Herbalife, con la differenza però che non dobbiamo vendere dei prodotti dimagranti ma dobbiamo vendere qualcosa che fa del bene a qualcuno perché porta a crescere il proprio patrimonio nel tempo, poi sempre con i soliti disclaimer. Però, siamo nel mondo degli investimenti, ragazzi, no? Cioè, siamo nel mondo degli investimenti e abbiamo un bellissimo prodotto e non è nulla di strano per chi non conoscesse questo mercato. L'invito a un amico, l'affiliazione è una cosa che esiste su tutto, ragazzi, non è che esiste solo sulle cripto o sul forex, esiste su tutti i mercati, dalla telefonia a, cioè, l'affiliazione. Comunque, è una cosa che paga sempre. Sì, sì, il network marketing poi è un business che può dare tantissime soddisfazioni, può essere molto scalato, si può scalare, cioè si può fare tanti soldi. Il problema è trovare l'azienda giusta, il network giusto. Solidity secondo me è una bomba proprio per tutti i motivi che abbiamo detto in questo video, per le sue potenzialità. Arriverà la terza strategia, quindi i profitti aumenteranno, perché con la terza strategia parliamo di un 5-6% di media al mese netto per il cliente, quindi chi lo promuove, ragazzi, secondo me è una grande opportunità per tutti quelli che sono interessati. Entrate nel canale Telegram, secondo link in descrizione, lì il mio consiglio è partite provando voi. Non c'è niente di più bello di consigliare un qualcosa che tu stesso stai provando, perché non ha senso consigliare un qualcosa, quello è un altro lavoro, è il lavoro degli influencer che promuovono cose senza dirlo, senza provarle, solo perché li hanno pagati. Noi no, qui usiamo, guadagniamo con Solidity per come è fatto per farci, diciamo, incrementare i nostri soldi, e in più consigliandolo, facendo entrare persone che sono soddisfatte. PS è un'entrata completamente passiva. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, questo è, direi che da Dubai è tutto. Da Dubai è tutto, entrate nel link in descrizione, provate Solidity, trovate tutte le istruzioni nel canale Telegram, e poi se volete, poi quando siete pronti, quando avete visto che è quello che è, lo avete visto in azione, avete guadagnato con i vostri soldi e volete proporlo, scrivete nella chat del gruppo e vi diamo tutta l'assistenza e tutte le informazioni per farlo. Grazie Alex per avermi aiutato nello grazie spiegare questo business meraviglioso che è il business del 2025. E ci siamo, grazie a tutti. Da Dubai, bye bye.